Le previsioni ci dicono che entro il 2050 la proporzione di anziani nel mondo tenderà ad aumentare, passando dall'11% al 22% della popolazione totale. Ma la nostra società non si rassegna alla vecchiaia, anzi la combatte, inseguendo il mito dell'eterna giovinezza. Noi di Pop News ne abbiamo parlato con il filosofo Leonardo Caffo. La gioventù esiste da poco come concetto. Non siamo sempre stati giovani, è diventata gioventù con l'invenzione del tempo libero, quindi quando la gente ha smesso di dover andare in guerra, eccetera. L'estensione della gioventù è convenzionale, cioè ci sono dei posti tipo il nostro dove si è giovani tra l'adolescenza e un qualche rigurgito dei 20 anni, poi si è parlato di un'estensione di questa cosa perché più si allarga il tempo di pace e più si allarga la gioventù, però non esiste una condizione biologica della gioventù, così come non esiste una condizione biologica dell'anzianità. Purtroppo uno può essere anziano da giovane se ha una malattia debilitante, oppure può essere un bambino nato in guerra che ha un Kalashnikov a 12 anni ed è molto difficile definirlo giovane, oppure uno può essere un aitante quarantenne, anche di più, a Milano, single, in salute, che fa quello che invece prima pensavamo dovesse fare solo un ventenne. Per cui la gioventù può estendersi a tempo indefinito, poste condizioni di salute, benessere e via dicendo. I giovani hanno bisogno di queste condizioni. Dal futuro ci aspettiamo un nuovo concetto di anzianità, una fase della vita ridisegnata dalle nuove scoperte scientifiche. Ci dobbiamo, secondo me, immaginare che se tutte le condizioni di cui parlavamo prima, il benessere, una non crisi economica, una non guerra, eccetera, permangono, probabilmente si andranno ad estendere certe funzioni che avevamo relegato soltanto ai giovani. Però questo implica un lavoro di ristrutturazione anche dell'anzianità. Cioè, che cosa significa essere anziani? Certo, può significare che non riesci a correre velocemente e via dicendo, però dovremmo smetterla di stupirci nel vedere due anziani che ballano in una discoteca, perché nei loro diritti muoversi e finché si è in vita si può ballare, si può essere anziani e guidare una motocicletta se le cose vanno bene. Cioè, il punto è smetterla di attribuire a una condizione presuntamente biologica delle condizioni dello spirito, non sono connesse. Forse però dovremmo scegliere la vita piuttosto che la speranza di allungamento della vita, nel senso che è impossibile essere giovani se soltanto si vuole sopravvivere. La gioventù è la vita che rischia, e se si rimuove il rischio si rimuove anche la gioventù. Giovani e vecchi, ruoli e stili di vita differenti. Ma cosa ci aspetta se il futuro regalerà a tutti il sogno di eterna giovinezza? Nel momento in cui non funziona bene il welfare di un paese, e in Italia non funziona perfettamente, i vecchi sono quelli che pagano le case ai figli, tengono i bambini e via dicendo. Questa è un'idea della vecchiaia come ammortizzatore sociale, cioè posto che vai, gioventù e vecchiaia che trovi. Certo, non mi aspetto di vedere degli anziani di 80 anni che si gettano da un trampolino, però queste cose ci dicono qualcosa di più. La gioventù ha avuto un enorme potere nella società post-industriale. Negli anni 60 e 70 i giovani si stavano prendendo tutto, no? E il 68 e poi gli anni 70 e le rivoluzioni giovanili e le donne in piazza, erano i giovani che stavano facendo il mondo e che stavano facendo l'Italia. Negli anni 80 la gioventù è stata letteralmente cannonata dal sistema in due modi: da un lato col sogno borghese, cioè con l'idea che dovessimo subito fare casa, famiglia e via dicendo, che di solito sono uno stop molto importante all'idea di una gioventù come rischio, e poi negli anni 80 è stata introdotta la droga pesante. Si è visto come i giovani sono stati spenti dalla diffusione di una droga pesante che andasse a inibire il loro potere rivoluzionario, perché la gioventù è pericolosa per una società di anziani e soprattutto per un sistema che si vuole autoconservare, perché i giovani sono gli unici che sono ancora abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo. I primi segnali di una compressione delle fasi della vita sono già evidenti. Invecchiare fa paura e moda e stili di vita young oriented sembrano apparentemente regalarci l'illusione di essere giovani per sempre. Per troppo tempo noi abbiamo pensato che una mamma fosse solo mamma e un papà soltanto papà, e quindi ci siamo dimenticati che noi abbiamo esseri umani che ogni tanto devono ricoprire delle funzioni, ma il solo aver fatto una figlia o un figlio non ti dice che non sei più uno stupidone che vuole divertirsi con gli amici.
amici, o se sei un papà separato, hai il sacrosanto diritto, posta la cultura del consenso, di stare con chi ti pare, senza limiti di età, perché quello è un altro dei grossi problemi, l'idea della gioventù, i giovani coi giovani, i vecchi coi vecchi. Per quale ragione? Cioè, c'è una contaminazione tra le cose. Oggi c'è un giovanilismo molto diffuso, effettivamente, questo non equivale necessariamente con l'essere giovani, però noi per tanto tempo abbiamo pensato che essere genitori non avesse niente a che fare con l'essere amici. E questo chi lo dice, no? Cioè, in fondo la famiglia tradizionale fa acqua da tutte le parti da tanto tempo. E quello che succede è che forse se noi ristrutturassimo anche la famiglia tradizionale, la distendessimo più sull'amicizia che sul patriarcato da cui deriva la famiglia, forse avremmo anche meno problemi e pagheremmo meno psicologi, che sono sempre più diffusi tra i giovani giovani. Eterna giovinezza è sinonimo di eterna ricerca della propria identità. Ma questa condizione sociale può essere rischiosa? Io non penso sia un rischio, nel senso che non c'è niente di più meraviglioso che immaginarsi una società in cui le identità vengono destituite e in cui si ha sempre una possibilità di cambiare, di redimersi e di cercare identità diverse da quelle che si avevano in precedenza. Una volta si diceva che invecchiare è l'unico modo per non morire giovani. È anche vero che probabilmente saremo pieni di morti giovani se la gioventù non è più una condizione biologica. Un famoso filosofo diceva: preferirei morire in un viaggio in aereo che per una brutta malattia in vecchiaia. È meglio morire rischiando che proteggersi da quel rischio che poi comunque non ti entra dalla finestra ma ti arriva dalla porta, perché nella vita tutto è pericoloso e nulla non è. Però i giovani cosa sono? Sono il qui e ora, sono la possibilità che questo momento sia più importante di tutti gli altri. E una vita sul qui e ora in realtà è una vita meravigliosa, e quindi che si diventi pure tutti giovani se questo significa vivere più felici. La parola ai ragazzi della generazione Z. Come si immaginano la propria vecchiaia e credono di potersi definire in futuro come giovani vecchi? Secondo me sì, saremo una società di anziani giovani, però ci saranno comunque delle eccezioni. Conosco già persone che già alla mia età sono stanche, che preferiscono stare a casa, godersi, quindi non sarà una risposta condivisa proprio da tutti. Sicuramente non sarò una nonna in poltrona tutto il tempo, perché già di per sé sono una persona che ha bisogno di essere abbastanza attiva, quindi sicuramente mi muoverò, però allo stesso tempo mi dedicherò molto anche alla relax totale, a vivere proprio in serenità, perché ormai la vita l'ho già fatta, insomma. Mi immagino aperta comunque, perché cioè, già adesso noto un po' una chiusura mentale dei miei nonni, comunque un distacco, e vorrei migliorare questa cosa, insomma. Ovviamente sarà una società diversa da quella del passato, una società più libera, magari che prende in considerazione delle tematiche che fino ad ora sono state un pochino prese sotto gamba. Io credo per adesso che noi in futuro, da anziani, potremmo essere diversi dagli anziani ai quali ci rifacciamo noi, magari i nostri nonni, perché i tempi sono cambiati, la società è mutata, continua a mutare. Penso che in un futuro potrebbe essere più forse una società più superficiale, quindi magari, ecco, in quest'ottica anche gli anziani potrebbero, i futuri anziani potrebbero essere portatori di dei valori un po' affievoliti, che si sono affievoliti col tempo, magari determinati principi o valori o ideali, come ad esempio l'estetica, no? L'eterna giovinezza, potrebbero prendere sopravvento rispetto invece alla cultura. Tra 70 anni spero di non avere rimpianti. Secondo me ci sarà appunto il desiderio di tornare indietro, perché il contesto in cui viviamo è sempre in continua evoluzione, spesso le persone hanno tipo l'ansia, un ritorno al passato ci fa sentire un po' più al sicuro. Mi vedo in forma, magari palestrata, attenta diciamo al cibo, all'alimentazione. Secondo me adesso anche magari sui social
c'è questa tensione all'alimentazione e quindi automaticamente ci sarà anche un'influenza maggiore tra molti anni. Viaggerò, sarò in giro per il mondo. Partiamo dal presupposto che siamo una generazione totalmente disillusa. Gli ideali sono diventati totalmente fluidi da un punto di vista negativo e quindi secondo me sarà una società formata da persone, da noi, giovani, disilluse, altrettanto disilluse come lo siamo oggi. Dall'altro punto di vista ci sarà più sensibilità sicuramente nei confronti di molte tematiche quali per esempio la salute mentale, cosa che i nostri genitori e nonni e padri non hanno avuto. Punterei ad una vita più, diciamo, di campagna, più bucolica. Ecco, io penso che accettare se stessi in tutte le proprie fasi della vita, con tutte le evoluzioni o le involuzioni, io penso che lo accetterò e se non dovessi accettarlo mi obbligherò a farlo. Sicuramente mi accetterò per quello che sarò. Secondo me ci sarà un mix, persone che magari crescono in una determinata maniera, quindi chiuse come appunto gli anziani di oggi, e persone che vogliono fare sempre cose da giovani. Secondo me sarò abbastanza sedentario, nel senso che dopo una certa non avrò molta voglia di fare tantissime attività. Spero pensionato, mentalmente giovane diciamo, mi immagino molto aperto a qualsiasi tipo di nuova esperienza, nuove proposte. Adesso c'è la farina di grillo per esempio, io la proverei assolutamente, cioè senza nessun tipo di problema, anche da vecchio. Mi vedo abbastanza pimpante, attivo, in una modalità di vivere la vecchiaia, non come magari vivono adesso i miei nonni o persone ancora più anziane, ma abbastanza attivo e cercare di fare qualcosa, curare il corpo. Spero di essere un nonno che viaggia, spero di riuscire a scoprire anche qualcosa in un futuro che mi tenga sempre vivo. Sono stato educato e cresco con una mentalità sempre più aperta, senza mai andare contro a quello che la società propone di nuovo.